Signori! Ah, io sto facendo la gag che signori. Dici, muove la bocca ma non si sente. Non si capisce niente. Dalla tribù degli imbavagliati. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Saluto anche Marco che è là dietro che ci spia. Sì, ci sta spiando. Non farmi litigare con il mio amico farmacista Gabriele che stavo litigando per le mascherine, ma gli voglio bene. Gabriele è un amico. Perché i farmacisti giustamente ci devono aiutare anche loro. Sì, ma io ho detto, oh, Gabri, non mi rompere i coglioni, te le mascherine, bisogna, ma basta, vai in Svizzera, sono tutti liberi, quando vanno dentro si mettono la mascherina, ma almeno non pigliamo anche le altre influenze, ma basta. Poi Svizzera è locale in free, no? La sera poi hot. Sì, esatto. Non so se devo informarmi se è aperto il, come si chiama il locale? I bordelli. Lì. L'oceano. Me l'hanno detto però, io non è sapevo. Aperto? Non lo so. Siciula? Non lo so, me l'hanno so detto perché Siciula. No, Siciula di brutto, beh, io. Sembra di sì. Due settimane fa con mio figlio, Spagna, mi ha detto, ma è questo l'oceano? È uno scatolone lì lungo l'autostrada, che dici, ma come cazzo fai da un posto così? Buzzi, tocca però, a me. Però dicono che vale la pena, che ci sono i puri che partono, vabbè. Però non possiamo parlare di gnocca, ma dobbiamo dobbiamo parlare di luci. Illuminazione. Oggi qua, da me in sede aziendale, col brand ElectroDiscount, che abbiamo già, Franco mi ha già presentato tutto quello che fa ID Group, che ci sono tanti brand che racchiudono tutti i settori. Oggi il brand, quello principale, è ID Group, ElectroDiscount, che è il mondo dell'illuminazione elettronica. Qui abbiamo una bellissima Subaru Impreza. Come non ne fanno più. Sì, sempre come piace a me, sempre quelle da uomo. Auto vere. Sì. Maschiali? Sì, assolutamente sì, col cambio quello sempre da uomo, perché è interessante avere sempre anche il cambio da uomo, molto importante. Allora, questa bellissima Subaru Impreza che abbiamo praticamente rifatto, stravolto totalmente, non solo nel mondo illuminazione, che è il mondo mio principale, dove chi mi segue da YouTube, Roberto Gaudieri Channel, vede che praticamente ho il mercato un po' di tutta Italia, sono venuti da tutte le parti d'Italia, sono fatti veramente tanti chilometri perché non hanno mai trovato collocazione nelle loro aree geografiche persone, professionisti che fanno questo tipo di interventi, che uno sembra, ma la lampadina, che cacchio, due cose, si cambiano, vado sotto dal panettiere e me la fanno, non è proprio così, questa bellissima Subaru Impreza abbiamo fatto qualcosa di un po' più particolare. Il faro nasce in base H4, ricordiamo per i nostri cos'è amici, cos'è che nasce, spiega, noi in base H4, cioè? Adesso la base H4 è la lampadina che fa due cose, anabagliante e abbagliante, nel mondo diciamo di illuminazione una volta si diceva faro alto, faro basso, poi dopo negli anni 90, anni 2000 è cominciata l'asimmetria, quindi i fari si sono pareggiati, hanno avuto un bel taglio di luce. Quindi detto questo, cosa abbiamo fatto di questa bellissima macchina H4 Subaru Impreza 2001 VRX? Abbiamo fatto una cosa ancora più figa, abbiamo utilizzato un prodotto nostro della Ria World Italia, che è una società italiana del Veneto. Se andate a notare, i puristi Subaru vedono un occhio. Ma cos'è sta roba? Sto occhio qua, abbiamo trasformato il nostro faro a parabola, perché il faro a parabola è un faro aperto, in faro lenticolare con il nostro kit LED. Quindi abbiamo utilizzato l'H4 con questa specie di occhio ed è diventato esteticamente e anche a livello proprio funzionale un'altra cosa. Proprio molto più figo. Io sto cercando di capirti, perché molto per me è proprio molto difficile questa ingegneria di illuminotecnica. Mi piace che sto imparando le cose. Quindi facendo questo, cosa abbiamo fatto? Oltre all'estetica, che anche è carina, perché vediamo questo faro del Subaru Impreza un po' vecchietto, che si vedono qua di graffettini, fatto il lenticolare anche esteticamente più bello e ovviamente a livello funzionale ancora di più. E adesso vi faccio vedere un taglio di luce interessante. Vado a prendere la mia lavagna e vado a farvi vedere il taglio di luce. Cos'è il taglio di luce, Rob? Adesso vi faccio vedere. Eccolo qua. No, cioè, cosa fai? Eccolo qua. Questo si vede la proiezione del taglio di luce. Eccolo qua, il taglio di luce. Ok. Vedete com'è? Bello preciso. Il punto focale, che è il punto massimo di potenza del prodotto, che si misura in lux o lumen, che è unità di misura della potenza della luce. Eccolo qua. Vedete questo taglio di luce? È preciso. Vedete proprio come se fosse un compasso. Questo tipo di taglio lo si può avere soltanto esclusivamente con un faro lenticolare. Non si può avere un faro a parabola, un taglio così preciso. Infatti le nuove macchine, come vedete, quelle da donna, sono fatte tutte quante con il lenticolare, quindi è uno step successivo del faro. Una volta il faro era a parabola, come la Panda, io ho una Panda 4x4 Sisley, avevano questi fari quadrati senza simmetria, non vedevi niente. Era meglio che di notte stavi a casa a fare figli, perché di notte non vedevi niente. Però Roby, ci spieghi anche un lavoro fatto male, fatto da quello che lo fa fare dal cugino, dallo zio, dal cognato, dal calzolaio, con tutto rispetto che ho per i calzolai, cosa succede lì? Cioè che cosa
Allora, questo, allora, la difficoltà del mio lavoro non è in sé l'installazione che possono fare un po' tutti. La difficoltà del mio lavoro è ovviamente la precisione nel poter riconoscere una macchina con determinati prodotti che si devono sposare in base al faro. E questa è la prima cosa. La seconda cosa è ovviamente l'installazione e regolazione, soprattutto regolazione, perché tu quando metti una gomma, per esempio nel settore delle gomme, dovrai fare la pressione delle gomme. La pressione delle gomme in base a quello che ti dice la casa madre, 2.5, 2.7. Ma l'ha fatta la pressione l'ha fatta? No, le ho solo gommate. Sono gonfie. Cioè bisogna gonfiarle, ecco. Le hai montati i prodotti? Sì. Le hai regolati? No, li ho montati e basta. No, vanno regolati. Quindi quello che sta in me, quello che hanno visto tante persone, per esempio, che mi seguono dai social, che vogliamo ricordarli, YouTube, Instagram, Facebook e TikTok, perché anche se non ballo mi piace lo stesso, importante è la regolazione. Quindi nel momento che tu installi qualsiasi componente di illuminazione a LED, l'importante è fare la regolazione. Io come prospettiva, come regolazione, cosa faccio? Applico la macchina a una certa distanza, chiudo la mia clair e vedo il fascio di luce, quindi vedo la parte destra, la parte sinistra e cerco di regolare l'altezza e soprattutto anche l'angolazione. Okay. Questo cosa comporta? Comporta le meno rotture di palle, perché molta gente scrive anche sui social network, sì ma le lampadine LED rompono le palle, però accecano la Madonna qui, di qua, di là. Sì, hai ragione, e il problema è che se vengono installate male, il problema è che l'asse magari spara troppo in alto e quindi è un problema. Quindi la regolazione è molto importante su questi prodotti, perché lavoriamo a raddoppiata la potenza, se non triplicata. Okay. Molto importante. Va bene. Ti chiedo questo. Questa è una vettura che ha qualche anno, no? Io sì, 2001. È un 2001. Ma c'è un limite dal quale non puoi montare questo tipo di prodotti? No, cioè, non c'è un limite se non quello di normativa di legge, perché chiaramente lavorando con un prodotto aftermarket non abbiamo le omologazioni. Ho fatto anche dei video molto interessanti su questo argomento, che è il tutorial numero 8 che parla sulle omologazioni, quindi do un po' l'informazione. Quindi non c'è la limitazione se non chiaramente mezzi degli anni 60, sai, con le lampadine no, LED. 60, ma non c'è, scusami, ma lì non ce la metterei neanche, voglio dire, anni 60 è giusto che abbia quella. Però, voglio dire, una vettura del 95, una che può ancora circolare. Si potrebbe un upgrade per poter migliorare la qualità della luce, sicuramente sì. È una cosa che consigli comunque. Assolutamente sì. Tra l'altro, se vuoi sapere, abbiamo fatto anche personalmente con i miei prodotti delle Porsche dei primi anni del 1900. Sarà stato degli anni 40, degli anni 30, che erano ancora in 6 volts. Non c'era l'alternatore negli anni 40, anni 50. Dei clienti, perché hanno avuto dei problemi nei raduni, di notte si stavano ammazzando. Non vedi? Sì, sì. Stavano ammazzando. E quindi è successo anche questo. Che poi il purista Porsche, purista mezzo storico, oddio, s'ha fatto, Però lì me l'ha stuprata. Se qualcuno vuole usare. Io non dico che reagirei così, però dal punto di vista così etico mi piacerebbe che avesse ancora il suo tipo di illuminazione. È chiaro che è una vettura che poi di sera o con la pioggia o con la nebbia è meglio che non la usi, no? Però se uno ha voglia di usarsela, capisco anche che dica: senta, guardi, a me si faccia i cazzi suoi, io voglio vederci. Ognuno fa quello che vuole della propria macchina. Io personalmente sui restauri anch'io cerco di stare un po' sul discorso storico, quindi cerco di non toccarle, di tra virgolette, anche se non è così il mio lavoro, pastrocchiarla. Pastrocchiarla non vuol dire che è messo il LED e l'hai pastrocchiata, però cerco di stare sempre su un'etica in base all'annata del veicolo. Per esempio un Audi TT, che andremo a provare, andremo a vedere meglio, MK1 del 2000, con i fari lenticolari quelli così. Cosa ti sei inventato te, Audi, che mi fai lenticolari così, che non si vede una mazza? In più anni 2000, quindi te lo auguro, 20 anni di faro, dentro non si vede niente. Non ho optato per il faro LED. Ma l'hai fatta? Sì, sì. Andiamo a vederla, non possiamo andare a vederla. Andiamo a vederla. Ho fatto l'Oxeno. Hai fatto questo, devi farci vedere qualcosa dentro. Allora, questo qua era dentro una lampadina per vedere. Facci vedere di cosa parliamo, di lampadina H4, anche se non è questo il kit, però parliamo di un prodotto, per esempio ZS2 con dissipazione passiva. Cosa vuol dire dissipazione? È la dissipazione passiva, ragazzi. Dopo te lo spiego io. Allora, dissipazione passiva nel mondo elettronico è la ventolina di raffreddamento. Questa è una dissipazione passiva. Vi faccio vedere una dissipazione attiva. Questa, vedete, è
la corpo radiante per poter raffreddare il calore che c'è all'interno, e questa è una dissipazione passiva, per esempio. E queste lampadine scaldano molto di più di quelle di una volta? No, assolutamente no, non è che scaldano di più, è che dentro c'è la linea CAN, quindi le resistenze che devono simulare il carico dei 55 watt della lampadina originale. Okay. Questo è un altro prodotto interessante, che kit LED Vega, che è uscito da poco, che c'è sul fendinebbia, vedete, molto piccolino, dissipazione passiva anche questo, molto interessante, non è un prodotto di grande spinta, è solo un prodotto interessante perché è uguale a quello originale. Questa è una K3. Questo, sta arrivando anche quello attivo, grazie Marco. Sta arrivando anche quello attivo. Ovviamente tutte le cose sono molto complesse, il mondo dell'illuminazione è molto complesso, bisognerebbe fare miliardi e miliardi di video. Franco non c'ha tempo, Franco non c'ha tempo. Come no, sono qui per te io. Allora, eccolo qua, dissipazione attiva, vedete, ventolino. Costa molto di più quello. No, no, assolutamente, lì no. Saremo tutti allineati comunque su una, diciamo, una cifra abbastanza abbordabile a tutti, assolutamente. Questo, quando viene data un pulso elettrico, chiaramente lavora la ventolina, che fa circa 65.000 giri RPM, e lui ha maggiore potenza. Ricordiamo sempre che l'elettronica funziona così: potenza uguale calore, come la meccanica. Più potenza hai, più devi raffreddare. E questo è importante. Quindi già ti dà un'informazione tecnica dei prodotti. Io sono più forte di te. Mm-hmm. Perché? Perché ho la dissipazione passiva. Quindi sicuramente scalda meno, meno potenza. Adesso poi abbiamo fatto anche una cosa molto più figa. Siamo arrivati, grazie alla Rio World Italia, siamo arrivati a una roba proprio super figa. Siamo arrivati al raffreddamento a liquido. Ma come? Raffreddamento a liquido? Ti spiace dirgli tutto in una volta, Marco? Sì, assolutamente. Indietro 18 volte. Sì, sì, vero, vero. Porta qua tutto. Non è che porta tutto il cestino, vai. Marco, porta tutto. Con raffreddamento a liquido. Raffreddamento a liquido. È un'evoluzione, secondo poi il mercato. Allora, il mercato di questa società, che io ormai ho sposato da circa 10 anni di attività, è interessante perché effettivamente, detto dopo la fiera Autopromotech, di Bologna, dai concorrenti che possono essere i nostri amici di Osram, sono i numeri uno, cioè l'azienda Rio World Italia in Italia e in Europa sono i numeri uno nel cambio dell'illuminazione a LED. Ha preso anche il catalogo. Anche il catalogo, vai con catalogo! Allora, per quanto riguarda, andiamo a vedere questa chicca. Questo è quello con raffreddamento a liquido? Sì. Packaging bellissimo, curato nelle minimi particolari. È anche una bella idea di regalo di Natale per le vostre mogli. Assolutamente. Se gli regalate questo cofanetto, secondo me. Dentro non c'è il coso di Gucci, però fa niente. Eccolo qua, questa è una base per esempio H1, ma non ce ne frega niente della base. Andiamo a appoggiarlo qua. Eccolo qua. Interessante, ho fatto anche un bellissimo video di informazione tecnica su questo. Due ne ho fatti. Uno di informazione sul prodotto. Chi è il prodotto? Chi è il radiator? E l'ho spiegato. Due, ho fatto proprio una prova direttamente sul faro lenticolare per vedere come reagisce sul faro lenticolare. Ne farò un altro su faro a parabola. Interessante perché il ne sistema faremo di... magari, no? Cosa dici? Perché se no ci parli, possiamo anche farlo insieme, no? Facciamo una prova? Non lo so. Su faro, servirebbe un faro a parabola, però. Servirebbe un faro a parabola. Io ne ho a casa 10 o 12, ne tengo allora, sempre uno sul comodi faro a parabola. Giusto. Magari devi accendere la luce. Esatto. Così. Allora, per quanto riguarda sempre dissipazione attiva, come vedete il corpo è molto piccolo, questa è una base H1 comunque già piccolo di sé. B-LED sempre destra e sinistra, eccolo, vediamo questa cosa stranissima in rame. Dentro c'è un gel liquido, che ovviamente col passaggio e il movimento della dissipazione attiva raffredda tutto il corpo meccanico, questo è un corpo meccanico. È interessante proprio questa soluzione, quindi lavorando con un raffreddamento a liquido e una lavorazione anche con la dissipazione attiva, quindi con la ventolina, puoi lavorare con maggiori potenze. Molto importante questa cosa. Poi ha una cosa molto interessante a livello elettronico. Questo componentino piccolino, che cavolo è questa roba? Si chiama IC. Cos'è? È un controller. Un controller perché? Perché il raffreddamento a liquido, chiaramente c'è dentro un liquido, se arriva al punto di ebollizione, noi quando facciamo la pasta a 100 gradi evapora, no? Siamo d'accordo, no? Ok. Il problema è questo, siccome è a scatola chiusa, non è che gli metti dentro il raffreddamento, è a scatola chiusa come il frigorifero, c'è il gas dentro, è saldato. L'IC cosa fa? Quando la temperatura dovesse aumentare, lui automaticamente, c'è un controllo termico, abbassa e non fa evaporare il prodotto all'interno, il liquido all'interno. Questa è una cosa fighissima. C'è un'evoluzione. Diciamo, lo stacca, interrompe quel servizio. Lui non lì, stacca, abbassa la temperatura, fa andare il calore inferiore e lui ritorna ai suoi 100 gradi, 110, 90, quello che è. Bellissimo. Veramente una figata. Il suo driver con la linea CAN, ovviamente vediamo già subito anche a livello elettronico, se qualcuno capisce di elettronica,
parte la parte meccanica lavorata in CNC, quindi già una lavorazione molto complessa e abbastanza di alta qualità. I cavi schermati per il discorso delle frequenze, per esempio i CB dei camion. Mm-hmm. L'IP65, cos'è l'IP65? Guarda, te lo voglio dire, però voglio vedere se lo sai tu. Perché L'IP65 è la protezione stagno, quindi lavorando, chiudendo con una guarnizione, lavori a protezione stagno, quindi lavorazione con l'acqua. Non abbiamo nel cofano motore acqua, però se dovessimo fare magari un giro nel fiume, se tira sulla macchina, il prodotto funziona. Allora, quindi, chiusura completa, quindi IP65, andiamo a vederlo, così ve lo faccio anche vedere chiuso. Abbiamo i pin, è antiscemo, vediamo se ce la possiamo fare, eccolo qua, voilà. Chiudiamo e noi abbiamo chiuso totalmente. Sigillato. Sigillato. Okay. Positivo e negativo e voilà. Driver, come ti ho detto, antidisturbo. Ovviamente c'è anche la linea CAN perché deve avere un carico resistivo di 40 watt, quello che è. E questo è il prodotto, per esempio, base H1. Questa è l'evoluzione per faro a parabola. Ricordiamo che ho fatto anche dei video sui tutorial. Faro a parabola B-LED, ma io sono riuscito a farlo, perché la potenza è molta, sono riuscito a farlo anche andare sul faro lenticolare, con dei buoni risultati, non al top, ma con dei buoni risultati. Sicuramente potremo andare a vedere le differenze tra faro a parabola e faro lenticolare, perché ci vogliono dei prodotti diversi. Ecco, questa cosa qui, se per la settimana prossima tu avessi un faro lenticolare, assolutamente, faro a parabola, prendo tutto, E me lo vediamo. Allora, mi piace molto che tu abbia parlato su una vettura del 2001, però visto che hai citato il TT del 2000, andiamo a vedere cosa hai fatto, sì, dai. Andiamo a vedere, dai. Dai. Vediamo se qualcuno si emoziona. Ma okay, come sta venendo nuova, oh. Oh no, total. Cuscinetti, tutto. Che bella. Tutto. Piano piano sto pandino, prendendo piede. Pandino è l'ovvio. Vai, sei padrone di casa, ti voilà. Seguiamo. Qua c'è sempre l'angolo dell'auto. L'angolo dell'auto, eccolo qua. Sempre abbiamo già viste le macchine. Voilà, TT. MK1. Vi faccio vedere l'impiantistica obsoleta, come chiamo io. Perché c'è un motivo, non è che le metto le cose a caso. Eccolo qua, già vediamo subito chi è amante dell'impiantistica, vede già subito la differenza dal LED all'oxeno. L'oxeno ci deve scaldare. Quindi ha fatto questo flashettino, 5, 6, 7 secondi arriva a pieno esercizio. E quindi già un difetto, per esempio, rispetto al LED. Il LED è un vantaggio su tutti i fronti, su tutto l'arco, ci sono solo vantaggi e non svantaggi. L'oxeno, per esempio, ha dei vantaggi, ma anche degli svantaggi. Però, come ho detto, il discorso storico bisogna sempre trattarlo in un certo modo. Non bisogna mettere le cagate così, chi se ne frega. La macchina 2000 aveva l'impiantistica Xeno originale. Io non ce l'avevo, l'ho dotata aftermarket e ho mantenuto. Vediamo da subito che il faro è veramente una merda. Una merda il faro. Faro una merda. Purtroppo anche lì non sono facili reperire originali dell'Audi TT del 2000. Non è che vai dal panettiere, scusi, c'ha un faro del TT lei? No, guardi, l'ho finito ieri. Quindi bisogna sempre un po', nei restauri, bisogna sempre, uno, contenere i costi e poi bisogna sempre capire effettivamente dove puoi arrivare. Ricordiamo sempre che qua non sono né Porsche né Ferrari né Aston Martin, non sono macchine a 100.000 euro, dove completamente spogli tutto e rifai da zero. Però un patito vero di questa macchina qua, forse è più il caso magari dell'Inghilterra, della Germania, dove c'è un culto anche per questo tipo di vetture e spendono, certo. Aspetta, guarda questo gesto, Pasquale. La fresca. Eccola qua, oh no, abbiamo parlato della fresca. Cioè, ma scusami, ma adesso tu vuoi dire, questo qui è già un effetto rispetto a tanti TT Coevi che sono in giro, è già un effetto molto, molto bello, no? Comunque efficace. Tu dici, fare una merda, ma se volessimo fare un lavoro, quanto costerebbe un'operazione? No, lì sarebbe da cambiare totalmente il faro. Il faro ormai è irrecuperabile. Il faro all'interno si è opacizzato. Abbiamo levigato con dei prodotti. Ah, per cui parli proprio della, sì, diciamo, sì, del... È cotto. I policarbonati. Policarbonati, ah ok. No, i policarbonati pensavo... sono cotti, okay. Sono andati, hanno fatto la sua vita. Anzi, signora Audi, 20 anni, è arrivata qua, signora Audi. Non le fanno più così, eh? E se volete far vedere anche l'interno dell'Audi, fia, io sono rimasto, quando lo sono andato a prendere, sono rimasto veramente impressionato da cultore della macchina. Non sono un cultore dell'Audi, sono un cultore dell'auto.
cioè, guardate la qualità interni. Dei materiali, la qualità dei pellami, cioè. È... Ah, io... che bello questa pelle! Sai Roby, io sono un amante di Audi di quegli anni lì. Dopo ho smesso di, perché mi piacevano le S4, le S6, prima mi piaceva l'RS4, chi non piaceva? Anche questa TT, adesso secondo me non hanno perso purtroppo. Hanno perso, hanno fatto delle grandi cose, chiaramente l'RS6 2020 è una bomba, però... No, hanno perso, scusami, non ho finito, hanno perso quell'identità lì, quel sapore. Adesso sono... perfette, ma, sì, sì. Ma purtroppo secondo me non hanno più l'anima che ci piaceva in quegli anni. Comunque, va bene, per cui cioè a livello di fari parlavi proprio della del vetro, del policarbonato. Esatto, perché adesso io vi faccio vedere una cosa interessante, l'evoluzione dei fari che c'erano ovviamente nel corso degli anni. Visto che abbiamo di là una vecchietta, ritorniamo dalla vecchietta, il pandino. Però, siccome tu mi dici le robe, ma io ho bisogno di chiarimenti perché voglio capire, sto conoscendo un mondo. È praticamente impossibile riportarli. No. Perché? Quando vai dal supermercato lì o dagli autoaccessori vedi il prodotto che te lo riporta sì, nuovo. Che abbiamo già fatto esternamente. Ma non ce la fai. Ma internamente come fai? Il lenticolare come fai? Come fai a smontare il faro se è tutto termosaldato? Ah, ok. Se lo apri diventa un casino perché la parte diciamo di sigillo non è stata fatta da qualcuno, è stata fatta a macchina a pressura. E quindi ufficialmente se vai a scollarlo fai un lavoro veramente di merda. Per cui arriva a fine ciclo, diciamo. O lo cambi completamente, altrimenti più di tanto anche tu non puoi fare. Purtroppo no. È chiaro, scusa, ti faccio delle domande banali. No, assolutamente, capiamo. Non sono banali. Sono solo... tornare. Andiamo a vedere, volevo far vedere il policarbonato di questo Audi che abbiamo visto. Andiamo a vedere effettivamente nell'88 com'era il faro. Perché abbiamo parlato del policarbonato dei fari. Andiamo a vedere. Guarda che Pascal si sta lamentando che non è che può camminare così tanto, non è previsto che va avanti e indietro così, cioè lui dice poi perdo magari due etti e non va bene. È vero, ma dopo si rifà dopo. Si fa. Ah, volevo anche dirti che ho messo 2 euro nella macchinetta ma abbiamo preso solo 2 caffè, per cui ti rimane 1 euro di credito. Ah, quindi adesso ci possiamo bere se tutti. Dopo ci possiamo mettere a posto. Ah, sì, non c'è problema. Allora, guarda, questo già era un'altra cosa interessante. Allora, vediamo già subito, io vedo già subito che questo faro è una simmetria. Vedi tutte queste zigrinature che praticamente sparava alla cieca. Questo è un faro, questo è vetro, signori, eh? Questo è il vetro dell'Icnusa. Questo è l'Icnusa. Icnusa. Grande, hai la Sardegna. La tua terra. Grande mia, sempre nel cuore la Sardegna. Allora, quindi l'evoluzione del mercato cosa ha fatto? Ha portato a una simmetria. E ha portato anche a una modifica del fanale, perché questi fanali schifosi rettangolari che non se li caga nessuno, facevano veramente cagare. Quindi ha portato ovviamente un qualcosa diverso, vedi Audi. Il vetro non si cuoce, il vetro è indistruttibile. Il vetro ci vorranno forse 1000 anni che si consuma, non lo so quanti anni, il vetro è indistruttibile. Cosa è successo poi? L'evoluzione del mercato del vetro, per esempio, e del faro. È successo che il problema della sicurezza, perché tutto quanto adesso gira intorno alla sicurezza, le macchine... erano delle arieti una volta, questa è un'ariete, tutto ferro qua, oh ma qua se vado a smontare l'Audi è tutta plastica. Quindi cosa è successo? È successo che quando qualcuno, magari il bambino, giocava a palla, attraversava la strada, arrivava il signore col pandino, lo prendeva dentro, lo tagliava, in più si spaccava il vetro, lo infilzava e moriva. Adesso invece se ti tirano sotto non ti fai niente. No, perché il policarbonato cosa fa? Flette e quindi non si spacca, quindi a livello di sicurezza cosa hanno fatto? Hanno cambiato. Non posso usare più il vetro perché a livello di sicurezza il vetro potrebbe scoppiare e in caso di impatto il problema, il vetro è molto molto grave. Questo è il risultato. Evoluzione della sicurezza. Una volta ci sono un sacco di gruppi di Facebook che magari anche tu conosci, rivogliamo le bare a 4 ruote. È vero, tutti gli anni la 1 Turbo, la Polar, mamma mia, ma che macchine erano? Ma vogliamo parlare di queste macchine? Ah, in quel senso lì, le bare del senso, macchine folli. Ma sì, ma vogliamo parlare di quelle macchine che io ho guidato tutte. A 200 all'ora dovevi tenerti così, con le portiere, così perché a 200 all'ora facevano così le portiere. E ricordiamo sempre che negli anni 90, quando avevi quelle macchine, fortunate che avevano quelle macchine, se avevano i figli, dovevano salutare i figli. Papà forse non torna. Ricordati che vogliamo bene torna. Quelle le piastrine sul collo. lo so, però il ferro ha sempre il suo fascino. Sì. Infatti... dirti. Tu hai detto un faro di merda, non so, hai detto una mezza... Io sono ancora con quel faro lì. Ma io parlo a livello tecnico, non parlo a livello estetico. Capito, però... È un faro di merda perché non ha simmetria. Utilizzavano anche le 500, utilizzavano l'R2 che era quella pallone, poi l'evoluzione della lampadina ha portato all'H4.
Ah, la H4 di cui ci parlavi prima, perché esatto, non la vediamo. L'H4 è quello qua, per esempio. Questa qua è un H5 che ha già questo bussolotto fatto a siluro, che già questo lui ha già una simmetria, già la lampadina. Questo è l'attacco del pandino, che poi è diventato H4 con un altro tipo di attacco. Ma il bussolotto che vedete, eccolo qua, è sempre quello. Qui c'è il tungsteno, che sarebbe la parte che si scalda e fa, produce, col calore produce luce. C'è doppio tungsteno perché fa H4, abbagliante, anabbagliante, luce alta, luce bassa. Ok. Bello, Roby, ci stai facendo conoscere un mondo, almeno io non capivo nulla, spero di imparare qualcosa. È un grande mondo, l'illuminazione ricordiamo sempre che è veramente importante. Se pensate, il mondo senza luce, come fa a esistere il mondo senza luce? Impossibile, certo. Impossibile. Vero. Grazie Roby, ci vediamo la settimana prossima, ricordati, preparaci un faro lenticolare e una parabola, ok? Così almeno ci spieghi esattamente cosa succede. Stai bene con la mascherina? Sì, ma il caffè l'avete già pagato? No, io ho dentro un euro di, se per cortesia mi fai un bonifico. Sì. È rimasto, ho messo dentro due euro. Aspetta, aspetta che l'IBA me l'hai dato? Domani, domani. Te lo mando, ti mando un WhatsApp. Vabbè, ciao ragazzi, ciao Marco. Ciao a tutti.